Non solo un buon viaggio, ma anche un buono viaggio. L'iniziativa per il servizio taxi o noleggio con conducente a favore dei cittadini di Pescara fisicamente impediti o comunque a mobilità ridotta, anche se accompagnati, o che appartengono a nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza sanitaria. Una sorta di sostegno e di beneficio per questi residenti, un investimento superiore ai 200.000 euro che potrà avere ricadute significative sia sotto il profilo strettamente sociale sia sotto quello economico, è stato ribadito dall'assessore Adelchi Sulpizio. Per esempio ricordiamo gli operatori medici, le donne che vanno a lavorare la notte, le persone sopra i 65 anni, le persone che devono farsi anche devono andare all'ospedale. È un aiuto concreto, 300 euro che daremo ogni persona che farà richiesta. Ricordiamo che il supporto, l'aiuto è pari a un importo massimo di 20 euro che rappresenta il 50% dell'intera tratta che verrà fatta, quindi un aiuto concreto. E poi sono contento perché noi daremo un aiuto anche agli operatori dei taxi. Ricordiamo che questa è un'iniziativa a favore di persone che utilizzano o i taxi o il noleggio con conducente. Sono 200.000 euro che per una categoria che ha sofferto in maniera elevata, in maniera tanto ha sofferto in questo periodo il lockdown, diciamo possiamo, può essere un aiuto concreto che il Comune, sono fondi ministeriali che tramite il Comune noi diamo. Sono diverse le categorie interessate, il tutto può essere consultato sul sito del Comune di Pescara. Le domande devono essere presentate entro il 7 aprile. Una iniziativa utile non solo ai cittadini in difficoltà, ma anche alla categoria dei taxi e delle auto a noleggio penalizzata dalla pandemia, come dice il direttore CNA Pescara, Carmine Salce. Da un anno a questa parte i taxi praticamente sono stati fermi e quindi non hanno potuto, soprattutto in una città come la nostra, non hanno potuto contare sugli spostamenti dall'aeroporto, su passeggeri business, quindi sono veramente stati in grande difficoltà. Marisa Del Castello, presidente Consorzio Taxi Pescara, voi avete fatto una iniziativa molto importante e utile per chi soprattutto voglia vaccinarsi, quale? Noi attualmente stiamo promuovendo il nostro lavoro facendo una tariffazione unica di 10 euro per tutti i punti della città e per le persone che si recano al Palabecci, che attualmente è l'unico posto, diciamo, designato per la vaccinazione. Quindi tutti possono stare tranquilli che il viaggio è più che sicuro. Questa iniziativa adesso da parte del Comune con i fondi di 208.000 euro per noi sono una manna dal cielo.